Oltre 2.400 espositori, di cui il 60% esteri, visitatori professionali attesi da 134 paesi, ospiti del calibro dell'architetto Pierluigi Pizzi e del fotografo Oliviero Toscani, e il ritorno della Vogue Night, che sabato 5 aprile porterà la bellezza tra le strade e i negozi del centro storico, con un centinaio di eventi dedicati. Con questi numeri Cosmoprof si prepara all'inaugurazione dell'edizione 2014, la 47esima nella storia del Salone Internazionale della Cosmesi, che adesso vive ogni anno anche ad Hong Kong e a Las Vegas. 4 giornate di incontri, ricerca di nuovi mercati, performance artistiche dei creativi dell'hairstylist e del make-up, occasioni per scoprire le nuove tendenze in un settore che sembra toccato solo marginalmente dal calo dei consumi. E se già oggi ha aperto i battenti Cosmopac, il salone specializzato dedicato alla filiera produttiva delle industrie del packaging, i giorni della bellezza proseguiranno con il taglio del nastro di Cosmoprof venerdì 4 aprile, in attesa degli appuntamenti la sera successiva della Vogue Night. Vivremo i beauty days, cioè i giorni della bellezza, ma anche la serata grande della bellezza con Cosmoprof Vogue Night, cioè la serata che sabato 5 aprile dalle 18.30 terrà illuminata ed aperto tutto il centro della città, i negozi, con un grandissimo gruppo editoriale e una grandissima rivista del fashion come Vogue, partner di Cosmoprof di Bologna, che realizzerà appunto assieme a noi questa serata, nella quale verranno presentati e premiati 15 giovani talenti che si sono misurati e hanno vinto la selezione che Vogue assieme a Cosmoprof ha realizzato per essere i nuovi artisti di bellezza in tutti i diversi campi. Vogue è da sempre attento a celebrare e a valorizzare i giovani talenti, e appunto per questa ragione che sto lanciando questo scouting attraverso il sito vogue.it, con l'obiettivo di individuare 5 talenti per 3 categorie di riferimento come l'hairstylist, il makeup artist e il nail artist. E questi 15 giovani talentuosi saranno appunto protagonisti sabato sera di una live performance all'interno di Palazzo Renzo, durante la quale dovranno interpretare 5 copertine significative dei 50 anni di Vogue Italia, che per l'appunto vengono festeggiati quest'anno. Accanto al live show dei giovani talenti, che si svolgerà nella cornice di Palazzo Renzo, la Vogue Night prevede aperture straordinarie dei negozi, che hanno messo a punto un ricco programma di eventi tra DJ set, sedute di trucco gratuite, aperitivi e vendita di prodotti e accessori creati per l'occasione, il cui ricavato servirà quest'anno a finanziare il restyling di un'area della Sala Borsa di Bologna. L'adesione è stata massiccia e, seppure concentrata nelle vie del quadrilatero, la Vogue Night promette di rivolgersi ad un orizzonte ben più ampio. Confini ben definiti, ma sicuramente aperta al mondo, perché sono giornate straordinarie da questo punto di vista, sia per il commercio che per l'accoglienza, per il turismo in generale. Sono una sfida a mettere Bologna in vetrina e a proporsi come meta, in questo caso, di business e di economia, ma anche per un turismo che dal punto di vista anche leisure sta crescendo nella nostra città.